La palla è un pochino troppo all'indietro, non sfrutta Verona, riprova a sfruttare con Patrì, un mani fuori di Patrì, il punto per l'Allianz Milano, si arrabbia. Apriamo Stoichkov sul secondo arbitro. Guardiamo su che cosa? Su che cosa ha preso la palla con due mani? Ma non si può vedere subito c'è questo. Non si può vedere, io la voglio però. Stoichkov. Lo stesso, lo voglio vedere. Cosa? Cosa? Invasione. Ok. Ok. Fantastico. La voglio rivedere questa palla. Intanto un altro problema, una sbavatura su questa pipe bassa, subito riconosciuta trasverso e chiedo scusa Ishikawa. Ecco, questa situazione insomma è un po' da vedere, dai. Sai perché riguardiamola, essere... se l'ha bloccata. Guarda. Vediamo un po'. Sembra che anche a mio parere l'abbia vero? Tenuto fin troppo in mano, ok, e poi l'abbia spinta. Vediamo un po' la replay. Sentiamo Gazzischi intanto col primo arbitro. Questa è la pipe staccata, subito. Questo è quello che ho visto io, Vediamo ora, eccola questa pipe molto bassa. Ma ora basta. Allora l'ha vista Braico e noi ovviamente ci fidiamo di Braico. L'unica cosa che se è stata chiesta un'invasione, qui l'invasione. Vedi? Sembra con la palla molto staccata dentro, che lui si è entrato in palleggio, fa ovviamente muro, ok? La tenga leggermente in mano per qualche frazione di secondo e poi la spinga. Vediamo. Però d'altronde ora molto difficile, la palla dalla nostra postazione è un difficile. Tappin, diciamo, che potrebbe essere visto. Guarda, Fabio da Manzoni. Fabio Crisafi ce la fa rivedere, guarda un po'. Grazie, da dietro. Fabio. Vedi? Vedi, la ferma, una volta che l'ha fermata, cerca di portarla verso la rete. Ovviamente sono frame che adesso valuteranno. Sì, è chiaro che vederla ralenti così, carità. Frame per frame è tutto diverso, no? Sì. Però è l'interpretazione del primo arbitro. Vabbè, sì. Anche perché sta lì, Marco Braico. Sì, la vista c'era lì, hai capito? Quindi sono alla fischiata, evidentemente vuol dire che il contatto tra il punto la è per l'Allianz, non c'è nulla. Non c'è nulla. Quindi... Però chiama, attenzione, aspetta, apriamo Marco Braico perché sta chiamando Matteo Gazzischi, il capitano. Stoichkov non può andare dal secondo arbitro e stare lì a parlare, perché sennò io non voglio prendere provvedimenti, però... Quando è così non è possibile non prendere provvedimenti. No, lascia in pace, che lavori tranquillo secondo arbitro. Ottima la indicazione da parte di Braico, quindi al di là mettere, della richiesta insomma, lecita del video check. Ed ecco che rientra Rado Stoichkov di nuovo su Goitre. Tutto è 14-8 bene. Intanto, eccolo qua, Mauro Goitre, il secondo arbitro, insieme a Marco Braico. Per questa sfida preliminare playoff, intanto Piacenza è sul 2-1 con Padova che aveva vinto il primo set, il recupero della squadra di Bernardi. È fuori la palla. Il palla è fuori, viene da sé la mano sinistra, l'ha toccata la mano destra chiaro. Di Kotermanic ha toccato quella ma palla. Ma Braico l'ha chiamato per il dentro fuori? Penso di sì. Almeno. Cioè, la palla se è dentro fuori è fuori. Credo, sì. Mi sembra, non lo so. Non so, non ho visto. Però non sappiamo, aspettiamo del check. Per capire. Dalla nostra postazione, non avendo supporto grafico, che dovrebbe che apparire immediatamente, chiesto, ho sentito video check, tocca muro, video check dentro fuori. Penso che l'evoluzione grafica ci potrebbe dare la capacità di poter sentire o leggere la chiamata. Anche per gli amici telespettatori, almeno lo sanno subito. Immagini che fanno fatica ad arrivare dalla regia. Matteo Piano intanto va a fare due chiacchiere con Goitre. E qui Stoichkov invece con uno sparuomo. Berto li attende, si guarda in alto perché il risultato è lì in alto. Intanto lo rivediamo, no? Allora, questa la palla ci sembra fuori, no? Fuori, sì. Poi il tocco, grazie a Fabio Crisafi che ci ha riveduta un paio di volte questa giocata. Vedete quanto ci vuole per andare a cercare l'elemento, sì. l'immagine giusta, lo ricordiamo, immagine ad alta definizione del nostro video check. D'altronde, scusami, sono espertissimi Lobrace, Manzoni, e quindi a cottura lenta questo video check. La palla è fuori. Arriveranno le immagini? Come fa? Però non ho capito. Eccolo qui, palla in, out, eccola qui. Palle fuori, sì. La palla è fuori. Non c'è stato il tocco e quindi... Attenzione perché questa è una palla importante, perché siamo adesso in parità con Riccardo Sbertoli che si ripropone al servizio. Palla toccata. Attenzione perché Stoichkov... Guarda, palla toccata. Allora... Stoichkov sta chiedendo il tocco. Lo
cerchiamo allora, di capire, scusate, perché io devo... ho visto la palla dentro o fuori, non sì, sappiamo se tu c'è stato. La chiamata è stata fatta su dentro o fuori oppure sotto a comune, oppure ha giocato due video check. Si gioca, mani fuori di Nornaut, il punto per Milano. Apriamo per favore Radio Stoico. Da qua io vedo da qua quello che riesco a vedere, da qua non sono in grado di capire che l'ha tenuto la palla, da qua sembra che non abbia spinto. Guarda chi ha per ultimo ha toccato la palla, guarda chi ha toccato la palla per ultimo. No. No, è tutto tranquillo. Non parlare con Stoicev, stai di qua, Stoicev. Siamo tutti tranquilli, siamo tutti tranquilli, okay. Sereni, perfetto. Sereni. Mauro, tu l'hai vista accompagnata? Allora... chiudete per cortesia, grazie. Questo apriamo Stoicev, sta dicendo Stoicev. Gliel'ho già detto, ma non è una palla da video check, Stoicev. Non è una palla da video check, non possiamo guardare la video check, non c'è ancora da dirlo. La ricerca... è chiaro, qua si può solo l'arbitro sì. O vede l'accompagnata oppure il video check può parlare solamente di sull'invasione, ma il problema certo, è che Rado Stoicev, come ha chiesto anche l'accompagnata, ti ricordi quella palla precedente di Jean Patrick, sì, che l'ha presa in mano e poi l'ha spostata, lui che cosa sostiene? Sostiene che il tempo nel quale il giocatore prende la palla e poi la spinge e la implica una palla di trattenuta e quindi chiama il video check sull'invasione per cercare di indurre alla valutazione di Manzoni, terzo arbitro, a comunicare a Braica e Goitre che quella palla lì è stata fin troppo trattenuta. Comunque, secondo la sua fuori, ipotesi 28-27, ancora un match point per la Milano.